Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Arkadiusz Milik versione Tots, attaccante polacco dell'Ajax, davvero molto 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 forte. Questa carta mi è piaciuta davvero tanto, se non fosse per, diciamo, l'handicap del campionato e della nazionalità, perché comunque sarà molto difficile da ibridare. Perché vi fate una full Eredivisie oppure lo abitate con Lewandowski e magari con un CoC polacco, però al momento non vengono nomi di CoC polacchi forti, quindi non riuscite a ibridarlo, diciamo, in un top, una squadra top. Però adesso possiamo passare subito a vedere le statistiche sulla carta. Troviamo 87 in overall, 81 velocità, 82 dribbling, 91 tiro, 45 difesa, 80 passaggio e 83 fisico. Valori davvero molto molto buoni, perché è anche alto 1,86 m. Quindi, diciamo, la velocità di 81 è davvero ottima, infatti è un pro. Perché in game diventa 79 in accelerazione e 82 velocità scatto, davvero molto molto buona, appunto per un giocatore abbastanza alto. Passiamo adesso a parlare del dribbling. Il dribbling non lo inserisco nel 3 pro né 3 contro perché 82 è abbastanza basso, in più ha un 72 di equilibrio e un 79 di agilità. E davvero lui non è il giocatore con il quale poter superare magari due o tre difensori per poi andare a tirare, ma è il giocatore da servire per finalizzare l'azione. Magari o provate un long shot oppure, diciamo, gli fate quel filtrante che lo andrà a portare a tu per tu col portiere, e lì non sbaglierà quasi mai perché ha 93 di finalizzazione e 94 di shot power. In più anche 87 di long shot, quindi dalla distanza riuscite a fare davvero dei fantastici gol. In più ci colleghiamo tramite il tiro, ci colleghiamo anche al colpo di testa, e come sapete tre valori difensivi, ma per un attaccante, diciamo, il colpo di testa serve per far gol. È un valore di 88 che è davvero molto buono, perché comunque riuscirà molto spesso a fare anche delle sponde per servire magari il compagno di reparto. Quindi un attaccante dal tiro fantastico, davvero sbaglia pochissime volte e vi assicura 2 gol a partita. Poi di questa cosa andremo a parlare dopo. Adesso passiamo ad analizzare i passaggi. Troviamo 80 sulla carta. Tra i valori più alti troviamo il 91 di effetto, che è un valore fantastico. E ovviamente è un pro, però, diciamo, nell'immagine finale di pre contro non lo troverete scritto, perché comunque io l'effetto lo inserisco comunque nel tiro, perché è una cosa che si sente nel tiro più che nei passaggi. E poi, sempre nei passaggi, c'è il 95 di precisione punizioni, che è collegato al 94 di shot power. Gli faranno tirare delle punizioni davvero assurde. Infatti, se sapete tirare bene le punizioni, con lui non solo segnerete sempre, ma, diciamo, farete anche tantissimi bei gol, perché 95 precisione e 94 potenza tiro, diciamo, non è una cosa che hanno tutti. Poi possiamo andare a parlare del fisico, che è un altro pro di questo giocatore, perché ha 87 di stamina, quindi non si stanca quasi mai, e 84 di forza fisica, diciamo che lo porteranno a non cadere alle spallate, a meno che non vi troverete, non so, un Godin, lì vi butta giù di tutto. Adesso possiamo andare a parlare di quella cosa che vi ho detto mentre parlavamo del tiro, cioè dei 2 gol a partita. Lui fa 2 gol a partita, però ho notato che una volta fatti i 2 gol, lui un po' si eclissa, diciamo, non riuscirà mai a magari andare a fare una doppietta, una tripletta, dalla doppietta a passare alla tripletta. Non so per quale motivo, forse sono io, però comunque ho notato questa cosa in diverse partite che ho fatto. Praticamente anche al 20esimo, magari lui già ha fatto 2 gol, poi basta, non riuscirà a fare altri gol perché inizierà a colpire dei pali, i portieri inizieranno a fare dei miracoli assurdi. Non so per quale motivo, ma ho sentito molto questa cosa. Adesso possiamo fare un riepilogo di pro e contro. Tre pro troviamo tiro, fisico, punizioni e velocità. Tre contro il work rates, le tre stelle più deboli del campionato. Il work rates perché è un work rates di medio medio e per un attaccante, diciamo, non è il top. Detto questo video può finire qui. Io do 7,5 di voto perché ha il problema del campionato, quindi è un attaccante davvero molto molto forte, però poi la squadra intorno non risulterà una squadra davvero competitiva. Quindi il video finisce qui, vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Arkadiusz Milik Tots se l'avete provato, a seguirci su tutti i nostri social, e da Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!